La musica di Christopher Cross, che bei brani che faceva gli anni 80, non si è più sentito poi. Noi siamo ancora a questo incrocio. I motivi offerti dalla partita dell'Olimpico di Torino, inviato Giulio Delfino. I numeri dicono che Ranieri nei 13 precedenti non ha mai battuto Juve e che la Roma non supera i bianconeri in campionato dal 2004, dal famoso 4-0 firmato Cassano e Totti. La Juve in piena crisi recupera Sissoko e Amauri e lancia il neoacquisto Candreva dal primo minuto. Perché Amauri è un giocatore, ma bella calcia. Praticamente comunque mi sembra un giocatore. Ferrara ancora una lascia intervista, il colmo, il colmo. Può essere una fase di questa logicamente, Lippi l'ha messo lì, non te ne andare. I tempi giusti di uscita. Se la Juventus dovesse cambiare allenatore, logicamente non può confermare le scelte tecniche di Lippi senza Ferrara. A tre come discorso. Questo è come vedo io. Penso che da questo punto di vista. E cedo Ferrara, e cedo Gasparini. Le qualità. Nella Roma non ci capisci niente, lascia perdere. Già dopo il 4-0 in casa là con quella squadra. Totti e Claudio Neri, ex allenatore della Vigor Lamezia. 86-83, poi ne vado di lavoro con noi. Perloschi a fare di spogliatoio tra giocatori. Giocando ogni tre giorni e ogni partita importante. Valuteremo bene. Che Parma è il primo anticipo della seconda giornata di ritorno, si gioca alle 18 domani sera, come dicevamo prima, il derby tra Inter e Milan. A più di 24 ore da questa partita, Mourinho e Leonardo provano a recuperare i giocatori infortunati. Snyder è guarito dall'influenza, si è allenato stamane e dovrebbe esserci. Chiedo fortuna dell'Inter. Molti dubbi invece su Stankovic, ancora alle prese con squadra zappa di stranieri l'Inter, ma davvero pensiamo non sa vincere con gli anni in campo l'Inter, ha capito che sono solo gli stranieri. Medina in posticipo contro il Piacenza, possibilità dunque per le inseguitrici di scavalcare la squadra pugliese. Il Cesena secondo ospita il Gallipoli, l'Antuna terzo campo della Salernitana, ultima in classifica. Pattinaggio artistico, Carolina Kostner insegue l'oro agli europei a Tallinn in Estonia e prima dopo il Macorto nel pomeriggio intorno alle 16 il programma libero. Tennis Open d'Australia a Melbourne.